Marcello D'Onofrio, avvocato di Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, ha svelato a Fanpage se la Gregoraci avrebbe preso, o meno, dei provvedimenti legali nei confronti dell'influencer Power attualmente nella casa del grande fratello VIP tra le braccia di Pierpaolo Pretelli. Non è successo niente. Elisabetta sa che sono anche l'avvocato di Giulia da tantissimi anni, anche se lo sono molto prima di Elisabetta. La conosco da 15 anni. Elisabetta è una persona estremamente corretta e sincera. Come aveva già spiegato quella sera davanti alle telecamere, le aveva dato fastidio il fatto che troppo spesso Giulia avesse parlato di lei e, avendola trovata a volte offensiva, le ha semplicemente detto di avere dato tutto a me. Parlo dei video incriminati. È ovvio che, essendo l'avvocato di entrambe, non posso andare oltre che dei semplici avvertimenti. Ripeto, Elisabetta ha solo voluto far capire a Giulia che quando sarebbe uscita le avrei spiegato quali sono state le frasi che Giulia non avrebbe mai dovuto dire, ma è ovvio che qualora vi fossero offese da parte di Giulia che vanno al di là di semplici opinioni ed Elisabetta decidesse di procedere per vie legali, non potrei essere io a rappresentarle. Giulia ha pensato di essere stata diffidata perché ha sentito il mio nome ed essendo io un avvocato, le è venuto in mente l'aspetto legale. In realtà, sono convinto che non la stia nominando solo perché intende rispettare la richiesta di Elisabetta di evitare di parlare di lei.